mi chiamo Catello Buononato, vengo da originario di Agerola, ma ho una pizzeria a Sarceto, Giglio 3. Questa è una pizza che proporrò sul nuovo menù. È una crema di fave con baccalà cotto a bassa temperatura, pomodorino confit, una cialda di parmigiano con grana e germogli. L'impasto è un impasto indiretto. Una biga al 30%, 48 ore in massa, maturazione a 48 ore in massa, in frigo a 4 gradi, poi staglio e altre 24 ore in appretto. E una farina è una tipo 0 e una tipo 1, con germe di grano. Idratazione siamo intorno al 71%. Bravo Catello, ho sentito l'impasto, mi piace che insomma, ci lavori molto sull'impasto e il fatto che hai scelto anche di usare una farina tipo 1 col germe di grano. Questo ti dà più possibilità di un prodotto altamente digeribile e comunque profumato. Io con un tipo di impasto di questo genere non esagerei troppo sulla farcitura perché è un buon, diciamo, una buona preparazione di impasto ti dà già un bel vantaggio. Grazie. Complimenti. Grazie. Da quanto tempo lo fai il lavoro? Quanto 24 anni. tempo? Quindi già di ristoratori o c'hai... Sono 3 anni che sono in proprio. Ah, ok, avevi dipendente prima, da poco c'hai... Sì, diciamo che da poco sono in proprio. In società abbiamo 5 locali. Ah, ok, tutta la zona di Vicenza. Ok. Sì. Ti chiedo, punti molto sul territorio nella tua pizzeria o fai molto... Tanto, tanto anche sul territorio e sulla stagionalità. Ok. Territorio tuo e anche... Territorio che è Perfetto. Vicentino, Veneto in No, già in generale. genere. Ok, grazie. Prego. Allora, dal punto di vista cromatico, la pizza si presenta bene, anche in rilievo la corona, così multicolor e gradevole. Un suggerimento. Dimmi. Quando si usano le lamelle di mandorle, preferibilmente tostate, perché esalta la proprietà Sì. della mandorla stessa perché così si disperde. E poi una cosa, quando si parla di olive, non usiamo polveri, usiamo le No, olive. questo sono lì, l'ho fatto io la Sì, no, polvere. no, la polvere, però una lamellata di olive sarebbe stata molto più gradevole. La polvere, se non l'assaggi, non ti dà Sì. sapore. Tutto qua. Ma non lo prendete come cattiveria, anche No, lo sto perché prendendo come consiglio. è un suggerimento. Poi Suggerimento, sì. dopo, fuori dalla porta, mi mandate a quel paese, No, ci sta, non vabbè, è un no, non problema. mai, non mai fare una cosa Comunque del genere. complimenti perché dal punto di vista cromatico è molto gradevole.